Salve a tutti ed eccoci con le anticipazioni del Paradiso delle Signore che vanno dal 21 al 25 febbraio. Scopriamo insieme cosa succederà. Finalmente la nostra Adelaide fa ritorno a Milano. La contessina deve però affrontare l'interrogatorio in tribunale sulla morte di Ravasi. Fortunatamente per lei tutto va per il meglio e questa brutta storia forse si può accantonare una volta per tutte. Intanto Umberto parla con Flora e le chiede di dimenticare la notte di passione che hanno trascorso insieme. Il motivo? Guarnieri si è reso conto che Adelaide è per lui troppo importante. Tra Ezio e Veronica è tornato il sereno. Gemma infatti ha confessato la verità sulla lettera. Successivamente Ezio si reca da Gloria e le racconta che la vera autrice della missiva non è Veronica, ma sua figlia. Questo cambia molte cose. Sandro, grazie a Vittorio, è riuscito a fare una bellissima sorpresa a Tina e le ha fatto ascoltare una canzone. La donna si emoziona. Sandro poi le chiede di far sua quella canzone incidendola e alla fine lei accetta. Il rapporto tra i due cambia in meglio. Intanto Vittorio scopre che c'è qualcosa tra Beatrice e Dante. Questo ovviamente lo fa star male. Dante infatti è colui che gli ha quasi portato via la sua Marta. Intanto pure Agnese è tornata in città. La donna però porta in cuor suo un segreto amaro e pesante. Ha scoperto infatti che Rocco, suo nipote, si è fidanzato con un'altra ragazza e Maria ovviamente non ne sa nulla. Rocco, tramite le lettere, continua pure ad ingannare la giovane sarta e questo preoccupa ancora di più Agnese, che a questo punto non sa come dire tutto alla ragazza. Pure Irene e Stefania vengono a sapere cosa sta combinando Rocco. Le due Veneri non sanno proprio come comportarsi, non sanno come svelare alla loro amica questo segreto che sicuramente le causerà un dolore enorme.